34 morti, 17 feriti, 3 aerei coinvolti, dei quali uno dirottato e un altro che trasportava passeggeri dato alle fiamme. Non è il tragico epilogo di un attentato dell'ISIS in Medio Oriente. È quello che è successo a Roma nel dicembre del 1973. Scommetto che pochi di voi sanno che l'Italia è stata al centro del terrorismo internazionale di matrice arabo-palestinese nel corso della Guerra Fredda, ma immagino che alcuni di voi abbiano sentito parlare del Lodo Moro, una sorta di accordo sottobanco che lo Stato italiano avrebbe stretto con la resistenza palestinese, consentendo il libero passaggio di armi e guerriglieri dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e in cambio ottenendo l'incolumità del territorio italiano. Fu il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga ad associare definitivamente questo lodo al nome di Aldo Moro, già Presidente del Consiglio, Ministro degli Esteri, leader della Democrazia Cristiana e poi vittima delle Brigate Rosse. Il Lodo Moro divenne così una delle leggende di cui è intessuta la storia italiana, ma è una leggenda sulla quale oggi è possibile fare chiarezza. La paternità del Lodo non fu dunque solo di Moro. Il Lodo fu una operazione corale, europea innanzitutto, perché tutti gli stati del vecchio continente toccati dal terrorismo internazionale intrecciarono delle aperture al dialogo con la resistenza palestinese, ma anche e soprattutto italiana, perché a essere coinvolto non fu solo Moro, ma una parte importante della classe dirigente del nostro paese, democristiana, socialista, anche alcuni magistrati e infine persino la Presidenza della Repubblica. Il Lodo fu stipulato certo con la resistenza palestinese, ma non solo. In realtà i veri destinatari del Lodo, soprattutto a partire dal 1973, furono i cosiddetti stati canaglia che sostennero e sponsorizzarono il terrorismo internazionale: la Libia, l'Iraq e la Siria. Come funzionava il Lodo? Il Lodo garantì sostanzialmente l'immunità ai terroristi che viaggiavano per il nostro paese e anche che compirono delle stragi nel nostro paese attraverso un sistema di collaborazione tra il Ministero degli Interni, il Ministero degli Esteri, alcuni magistrati e addirittura la Presidenza della Repubblica attraverso appunto processi agevolati e addirittura la grazia concessa dal Presidente della Repubblica. Ma soprattutto il Lodo garantì l'oblio. La classe dirigente italiana, pur cosciente delle responsabilità di alcuni stati arabi rispetto alle stragi compiute in Italia, decise che la politica migliore era di aprire al dialogo con questi stati, tralasciando nell'oblio quelle che erano state le stragi compiute dai terroristi arabo-palestinesi sul nostro suolo. Il Lodo garantì in parte la sicurezza del nostro territorio dagli attentati terroristici, ma garantì soprattutto la sicurezza sociale, economica e geopolitica del nostro paese, grazie alla collaborazione con questi stati che non a caso erano peraltro stati produttori di petrolio. Questo libro documenta che il Lodo fu una politica dello Stato italiano, una politica dettata dalla ragion di Stato, che però ha impedito che fosse fatta giustizia per le vittime nei confronti dei terroristi responsabili. Sottrarre questa storia all'oblio è uno degli obiettivi di questo libro, quello di ridare in parte il diritto della verità ai cittadini del nostro paese.